Se tirare le sparse membra. Tu hai bisogno della cucina così auto-attrezzata. Allora, quando va bene la voce perché quando Tonino ha lanciato questo incontro e ha parlato del debito, del debito mondiale di cui parlare, ma io sono stato in estrema difficoltà. Poi mi sono ricordato che in un volume di poesie pubblicato 40 anni fa, un po' vecchiotto direi, c'ho una preghiera del capitalista. E ha detto potrebbe andare bene. Sarà vecchia? Lo vedrete e vediamo insieme. Contemporaneamente volevo mettere qualcosa anche di recente. Ma che, come si fa a scrivere qualcosa di recente su una tematica del genere? Di botto. E l'altro giorno ho trovato una notizia sul giornale, e cioè che l'ex presidente dell'Uruguay, Pepe Mujica, ha deciso di dimettersi dal Senato e dice oramai la cavola, a 83 anni mi voglio riposare finalmente. Pepe Mujica è stato un grandissimo presidente dell'Uruguay, è stato un guerrigliero tucumano, è stato 14 anni in galera sotto la dittatura ed è uno dei suoi discorsi a Rio de Janeiro nel 2013, rimase famoso intanto perché fu boicottato da questa tutta la stampa padronale mondiale e poi per i suoi temi. Allora ho pensato, faccio parlare Mujica, ho preso il suo discorso e ne ho fatto una specie di riduzione assemblaggio che vi leggerò come seconda lettura. Cominciamo con la preghiera del capitalista. Padre nostro, che siedi in Washington e da lì dirigi il nostro dominio sulle masse, chiunque tu sia, paro come Johnson, boia come Nixon, bullo come Kennedy, sia il tuo potere riverito al di qua come al di là dell'Atlantico. E la tua parola perenne in favore dei nostri interessi, dai satelliti artificiali che diffondono il nostro credo, agli abissi del mare e della terra, sia sempre sacra e santa per tutti gli uomini che amano il potere. E all'occorrenza sanno usare le bombe e le stragi contro le prepotenti masse bramose di un'umanità senza dominatori. Sempre venga in nostro soccorso la forza del tuo splendido ricatto atomico e delle tue banche mondiali gonfie dei rastrellati risparmi di tutto il globo. Donaci quando il pericolo per i nostri liberi mercati si fa più forte e i lavoratori pretendono di vivere meglio e i disoccupati di non vivere di sussidio, donaci, ti preghiamo, con le tue stupende tecniche golpiste, un regime fascista che come sempre faccia fuori la sinistra e ci ponga sul tavolo la pacifica transizione alla nostra democrazia dell'elite. Liberaci dalla tentazione, che a volte si insinua maligna, di credere veramente nella pace che andiamo annunciando ogni giorno. E così, tutti insieme uniti, nella volontà di tutti noi e tua, faremo questa nostra unica, potente volontà. Pepe Mujica. Perché veniamo alla luce? Veniamo alla luce per essere
felici. E la vita è corta. Ma se la vita mi scappa via? Tutto il pomeriggio si è parlato di sviluppo sostenibile, liberare dalla povertà immense masse umane. Cosa svolazza nella nostra testa? Se tutte le famiglie del mondo possedessero lo stesso numero di auto delle famiglie tedesche, quanto ossigeno resterebbe per poter respirare? Lavoriamo per consumare, lavoriamo per consumare, sempre di più, sempre di più. I miei compagni lavoratori lottarono tanto per le 8 ore di lavoro e ora stanno ottenendo le 6 ore. Ma quello che lavora 6 ore poi si cerca 2 lavori, pertanto lavora più di prima. Perché? Perché? Perché deve pagare una quantità di rate, la moto, l'auto, la casa. E paga una quota e ne paga un'altra e un'altra. E quando si vuole finalmente si può fare, è un vecchio reumatico come me, al quale già gli passò la vita davanti. Quello che dobbiamo cambiare è la nostra forma di vivere. Come viviamo oggi? Sviluppo per il consumo. L'economia di mercato ha creato società di mercato e ci ha rifilato questa globalizzazione. Stiamo governando la globalizzazione o la globalizzazione ci governa? Dov'è la solidarietà dentro una competizione spietata? Dobbiamo cominciare a governare il mercato, lottare per un'altra cultura. Dicono vecchi pensatori come Epicuro, Seneca, ma lo dicono anche le popolazioni andine degli Aymara. Povero non è colui che tiene poco. Povero è colui che necessita di tante cose, desidera sempre più cose, ancora di più, ancora di più. E inquiniamo la terra e la terra rifiuta i nostri rifiuti. Grazie per righe. Questo taglio da parte delle cose. E allora, sentami. La vita è la lotta per un'altra cultura, a favore della felicità umana, dell'amore sulla terra, delle relazioni umane, dell'attenzione ai figli, dell'avere amici, dell'avere il giusto, l'elementare. Dov'è questa nuova cultura? Cosa svolazza nella nostra testa? Autostrada del Sud e la lavagna quadrettata è il primo volume dei poeti latini Epi Garoni. Sono le
la scuola da te e il burro e una cartolina che mi è arrivata oggi dalla città, il muscolo massetere e il patto, ma se porti il foglio, basta, ci vedi il denaro. E questo è il denaro, e questi sono i generali con le loro mitragliatrici, e sono i cimiteri con le loro tombe, e sono le casse di risparmio con le loro cassette di sicurezza, e sono i libri di storia con le loro storie. Ma se volti il foglio, Alessandro, non ci vedi niente. Allora, Ciccio, già si è concesso troppo, Ciccio, te lo... Poi avevo portato Caproni, altre cose, però sono fuori tema. Cioè, non fuori tema, Caproni, Genova, Caproni, però la litania che per ora è inflazionatissima anche su Facebook, quella che ha dedicato a Genova, poeta fra l'altro genovese d'adozione. Però in queste condizioni senza microfono si sciupa. E lui è una grande star, Picciotteri.